Terra Amara. Anticipazioni puntate dal 27 febbraio al 3 marzo 2023. Zulia è incinta. Terra Amara prosegue e, nella settimana dal 27 febbraio al 3 marzo 2023, arriverà uno dei colpi di scena più importanti di questa stagione. Il primo capitolo della soap sta per concludersi e Zulia farà una grande scoperta. Infatti, aspetta il suo secondo figlio, ma questa volta da Demir. Inaspettatamente quest'ultimo non sarà affatto felice della novità, ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Terra Amara, dove eravamo rimasti? Erchiument chiede del denaro ad Ankar in cambio del suo silenzio sul presunto tradimento di Demir ai danni di Zulia. La signora respinge il ricatto e così l'uomo inizia a vagare per le tenute. Quando incontra Gulten, le chiede di seguirlo con una scusa e poi la aggredisce per violentarla. Ilmaz ascolta le urla e va subito in soccorso della ragazza, ma finisce per essere colpito da una pallottola. Per fortuna però riesce a colpire Erchiument con un sasso, e l'uomo perde la vita. Ankar e Fekeli accorrono e vengono a sapere cos'è successo. Mentre cercano di non far sapere a nessuno quello che è accaduto a Gulten, su sua volontà, devono occuparsi anche di occultare il cadavere. Questo avvenimento unisce ulteriormente Ankar e Fekeli. Ilmaz tiene nascosto il suo ferimento a Mujaygan. Lunedì, 27 febbraio 2023. Zulia prende parte ad un pranzo con Ankar e con il resto della cooperativa di beneficenza. Proprio mentre sta mangiando, inizia ad accusare una forte nausea e a sentirsi male. Ankar è preoccupata per la nuora e decide di sospendere il pranzo per portarla immediatamente in ospedale. Lì è Sabahattin a visitarla e ad ordinare alcune analisi del sangue per capire meglio che cosa possa essere successo. Dopo l'arrivo del referto delle analisi, si scopre che Zulia è incinta del suo secondo figlio. La prima persona a venire a conoscenza di questa novità è Mujaygan, che legge per prima il risultato degli esami del sangue. Demir e Zulia vengono a sapere la novità, ma Yaman non sembra affatto felice di quello che ha scoperto. Una volta arrivati alla tenuta, dopo aver fatto finta di niente in ospedale, Demir si scatena contro la moglie accusandolo di averlo tradito. L'uomo infatti si dice certo di essere sterile, quindi non solo è convinto che Adnan non sia suo figlio, ma sicuramente anche il secondogenito deve essere frutto di un tradimento. Martedì, 28 febbraio 2023. Zulia respinge tutte le accuse di Demir e dice di essersi comportata come una buona moglie nonostante tutto, e di non averlo mai tradito. Naturalmente Yaman non crede alle parole della Altun ed arriva addirittura al punto di puntarle contro una pistola. Zulia va su tutte le furie ed invita il marito a premere il grilletto, così finirà tutta questa sofferenza che sta provando. Ankar è presente e cerca di far ragionare il figlio, ma parte ugualmente un colpo di pistola. Lo spavento di tutti è fortissimo, ma per fortuna il proiettile è partito senza ferire nessuno, nemmeno Zulia. Tra i due coniugi ci sono tante altre discussioni successivamente e, durante una di queste, la Altun ammette con Demir che non lo avrebbe mai sposato. La ragazza infatti gli rivela per la prima volta che è stata costretta da Ankar a convolare a nozze con lui, perché la signora le aveva detto che, in caso contrario, avrebbe fatto condannare Ilmaz alla pena di morte. Demir resta scioccato da queste affermazioni e continua a nutrire dei dubbi sempre più forti sul fatto di poter essere il padre del bambino che sua moglie sta aspettando. Mercoledì, 1 marzo 2023. Ankar cerca di convincere Demir che solo lui può essere il padre del bambino che Zulia sta portando in grembo. Yaman decide di fidarsi delle parole della madre e così si reca da un luminare ad Istanbul, che gli dirà se lui è del tutto sterile o se esista la possibilità che possa concepire dei figli. Dopo una serie di visite ed analisi, emerge che Demir ha il 10% di possibilità di diventare padre, e questa percentuale potrebbe anche aumentare qualora lui si sottoponesse ad una terapia specifica. Yaman è al settimo cielo perché a questo punto si convince di essere effettivamente il padre del bimbo che Zulia aspetta. Una volta tornato alla tenuta, Demir supplica Zulia di perdonarlo e si dice molto dispiaciuto per tutto quello che ha fatto. Zulia però è molto delusa dall'atteggiamento del marito e decide di chiedere aiuto a Sermin per portare a termine un proposito che ha in mente. Infatti la donna intende abortire illegalmente, per evitare di partorire il figlio di un uomo che non ama e che è stata costretto a sposare. Sermin, ancora inviperita con gli Yaman soprattutto dopo la chiusura dei suoi conti bancari, è ben felice di aiutare Zulia in questo.
giovedì 2 marzo 2023. Manca pochissimo al matrimonio di Yılmaz e Mujeygan, ma la dottoressa è molto preoccupata all'idea che i suoi genitori, Visa e Sevil, non si presentino. Akaya è molto dispiaciuto per la preoccupazione della sua promessa sposa ed ha un confronto con Ali Ramet. Dopo avergli parlato, giunge alla conclusione che sia necessario fare uso della forza. Così, dopo essersi recato nell'ospedale in cui lavora il padre di Mujeygan, gli intima di presentarsi alle nozze, minacciandolo anche in modo molto pesante. Alla fine, Yılmaz mostra a Visa anche delle foto compromettenti che lo vedono protagonista, ricattandolo così perché debba presentarsi necessariamente al matrimonio. Effettivamente, il giorno successivo avvengono le nozze e tutti sono presenti, compresi i genitori della dottoressa. Sabahattin è il testimone di Mujeygan mentre Yılmaz ha scelto Cengiz Aver. Yılmaz sembra avere dei dubbi e nel momento in cui dovrà dire di sì, si ferma a riflettere. Quando poi toglie il velo da sposa a Mujeygan, immagina che ci sia Zuliha al suo posto e perciò appare evidente che i sentimenti dell'uomo verso la Altun siano ancora molo presenti. Intanto Zuliha approfitta del viaggio di Demir e del matrimonio a cui Ankara ha preso parte per mettere in atto il suo proposito. Venerdì, 3 marzo 2023. Zuliha si sente in colpa per il bambino che sta aspettando, ma decide di portare a termine il suo proposito. Da Sermin si fa accompagnare da un medico che pratica l'aborto illegalmente sulle pazienti che lo desiderano. Nel frattempo Demir torna a casa prima del tempo e, dopo un confronto con Ankar, capisce subito che cosa sta facendo Zuliha quando non la vede in casa. Quindi, si precipita dappertutto per cercare di impedire che la donna perda il bambino. Demir riesce ad arrivare a casa del dottore prima che l'aborto sia stato praticato. Al contempo, non ci vuole molto prima che scopra che Sermin era complice in tutto questo. Quindi, decide di scatenare la sua furia contro la cugina. Intanto Mujeygan chiede a suo padre Visa per quale motivo si sia presentato alla cerimonia, ma lui, ricordando il ricatto di Yılmaz, non le dice la verità e sostiene semplicemente di aver cambiato idea. Voi che cosa ne pensate? Che cosa succederà a Zuliha ora che è incinta e le cose per lei cambieranno? A voi i commenti. Anticipazioni Terra Amara. Come finisce la soap? Terra Amara sta tenendo incollati allo schermo milioni di telespettatori ormai dal periodo estivo. Le vicende di Zuliha e di Yılmaz hanno appassionato moltissimo il pubblico ma, dopo 4 stagioni, arriverà un atteso finale che in Turchia è già avvenuto. Al centro ci sarà Zuliha, che purtroppo non avrà un lieto fine come tutti speravano. Anticipazioni Terra Amara. Zuliha resta sola alla fine della soap. Il gran finale di Terra Amara è ancora lontano per i telespettatori italiani, dato che le stagioni sono 4. In Turchia perciò c'è già stato, quindi si sa già che cosa succederà. Innanzitutto, durante la 4ª ed ultima stagione le cose sono ben diverse rispetto a quelle delle puntate attualmente in onda in Italia. Yılmaz ha perso la vita a causa di un incidente stradale proprio quando gli era stata la possibilità di vivere felice con Zuliha. Anche la dottoressa Mujeygan non è più presente, perché è scomparsa dopo un tragico incidente aereo. Zuliha è quindi rimasta al fianco di Demir, ma alla fine anche lui ha perso la vita. Durante l'ultima stagione la Altun conosce Hakan, un uomo complesso e pieno di segreti che però dimostra di amarla e sostenerla in un momento così difficile. Proprio nel corso delle ultime puntate della soap, Hakan chiede in sposa Zuliha e lei accetta la proposta. In quel frangente però Betul, la figlia di Sermin nonché nuova antagonista, si presenta alla villa con l'intenzione di assassinare Zuliha. Hakan non vuole che la sua amata perda la vita e così le fa da scudo, ricevendo il proiettile e spirando poco dopo. La Altun quindi resta di nuovo sola e disperata. Anticipazioni Terra Amara. La vendetta di Zuliha nel gran finale. Zuliha è devastata per la morte del suo amato, che perde la vita proprio tra le sue braccia. A questo punto la Altun promette di vendicarsi di Betul e del suo compagno, che hanno agito insieme. Nel corso delle ultime puntate della soap, Zuliha si impegna per ricostruire tutti i movimenti della coppia e cercare di capire dove siano andati. Alla fine emerge che si sono rifugiati al confine tra Turchia e Siria. Quindi i due vengono arrestati e Betul viene successivamente condannata all'ergastolo. Durante il finale della soap poi viene dedicato spazio anche a Fikret, un personaggio destinato ad acquisire un'importanza sempre maggiore nel corso delle puntate.
quest'ultimo decide di voltare pagina dopo le tante sofferenze della sua vita sposando Zeynep. Anche Zulia partecipa alle nozze ed è felice per loro. La Altun resta da sola, ma può vivere a Kukurova godendo della stima di tutti ed al fianco dei suoi due figli che la amano. Si tratta di Leyla, secondogenita e figlia di Demir, ed Adnan, figlio invece di Ilmaz. Voi che cosa ne pensate? Vi piace questo gran finale per Terra Amara o avreste voluto una conclusione positiva per la protagonista? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.